Giochi, musica e laboratori per i più piccoli. La tradizionale festa dell'Epifania in piazza Plebiscito, organizzata dal comune con i vigili del fuoco, ha visto questa mattina la partecipazione di tantissime persone. Protagonisti soprattutto i bambini coinvolti nell'allestimento di pompieropoli, con aree dedicate ai giochi di strada, al baratto e numerose attività didattico-ricreative. La giornata, promossa dagli assessorati al welfare e all'istruzione, con il comando provinciale dei vigili del fuoco, la ludoteca cittadina e la cooperativa sociale Progetto Uomo, è stata allietata dalla fanfara dei pompieri. Il momento più atteso, l'arrivo della Befana, che dall'alto della piazza ha lanciato caramelle a tutti i bambini al ritmo di tarantella e pizzica salentina. È davvero una piazza piena di iniziative e soprattutto piena di gente. Un grazie particolare lo voglio rivolgere ai Vigili del Fuoco, che come sempre sono impegnati nella loro attività, ma anche con grande umanità, disponibilità e solidarietà. Sono un punto di riferimento per noi importantissimo nella città e il 2018 sarà l'anno, mi sono preso l'impegno personale che quella fanfara diventerà la fanfara della città di Napoli, perché così ci sarà un connubio consacrato formalmente per sempre attraverso la musica tra la città di Napoli e i Vigili del Fuoco. Poi quest'anno in più abbiamo l'educativa territoriale, abbiamo tanti bambini, tanto sociale, tanta solidarietà, tanto sport e soprattutto tanta gente, napoletani e turisti, quindi una giornata della Befana all'insegna della partecipazione e della solidarietà. In mattinata, prima di raggiungere Piazza del Plebiscito, il sindaco Luigi De Magistris è stato in visita alla comunità Rom di Via del Riposo. Sono stato un'oretta con loro e ne ho constatato, come dire, una situazione positiva complessivamente, le famiglie stanno bene, tantissimi bambini, sono fatti dei passi in avanti importanti, tanto c'è ancora da fare sull'integrazione della nostra città, ma questa è una città che è all'avanguardia, che ha solidarietà, che ha volto umano, che si impegna, smette con la stagione del mero assistenzialismo e si passa alla fase dell'integrazione, una comunità tra persone diverse con diritti e doveri per tutto e per tutti.